Atto davvero straordinario quello compiuto oggi, 9 maggio 2018, in Piazza della Rotonda a Roma, vicinissimo al Pantheon, dove pensate un sacerdote inglese ha deciso di sua spontanea volontà di aiutare un mendicante, probabilmente appartenente alla etnia Rom, a mangiare e a bere. Infatti, il prete in questione, di nazionalità inglese, si è adoperato recandosi vicino, o meglio di fronte al mendicante mutilato che non riusciva né a mangiare né a bere, e lo ha aiutato a compiere i gesti in questione, dapprima rifocillandolo grazie a un piatto di penne al sugo offerto gentilmente, gratuitamente chiaramente, da parte di un ristorante ubicato lì vicino. E poi il prete si è avvicinato e ha aiutato a bere, grazie all'ausilio di una cannuccia, il mendicante mutilato in questione. Un gesto davvero di grande nobiltà, un gesto che ci fa rendere conto di quanta generosità possa esserci al giorno d'oggi. Sembra merce rara, eppure oggi essere generosi non costa nulla e qualcuno ancora in Italia, o per meglio dire nel mondo, ancora esiste. E per fortuna che esistono certe persone, certi esseri umani. Bene, complimenti dunque a questo straordinario sacerdote inglese per avere dato una mano a questo mendicante rom mutilato che, per quanto riguarda la zona in questione, quella del Pantheon vicino piazza, vicino appunto, al Pantheon, quindi Piazza della Rotonda, è conosciuto un po' da tutti i commercianti che offrono sigarette, che offrono al ragazzo in questione piatti di pasta oppure cibo di diverso tipo. E vedere un prete che si adopera nell'imboccare, nel dare un aiuto, una mano materiale a un mendicante, ad un meno abbiente, secondo me è qualcosa di straordinario. Ci deve indurre a compiere una riflessione, quello che abbiamo visto. Da narratore italiano è tutto, complimenti a questo magnifico prete inglese, autore di un gesto nobile come questo. Bene, un caro saluto, al prossimo video e grazie.